Va Murguris ragazzi, bentornati nel mondo del ghiaccio e del fuoco e bentornati anche alle analisi degli episodi della seconda stagione di House of Dragons, serie che parla in realtà della guerra civile Targaryen, dei draghi che danzano, la danza dei draghi, ed effettivamente questa danza ha avuto inizio finalmente. Al quarto episodio abbiamo avuto la prima danza fra lucertoloni e sputafuoco, ma prima di parlare del barbecue assortito che hanno combinato, parliamo delle prime scene di questo quarto episodio e torniamo da Daemon, che in quel di Arrenal è ancora tormentato da visioni di incubo, sogni nefasti, e lo ritroviamo in questa visione nuova e terrificante nella sala del trono della Fortezza Rossa, nella sala del trono di spade, vuota tranne che per una presenza oscura. Sì, perché questa scena è praticamente identica a quelle che abbiamo visto nel pilota proprio di questa serie, quindi il primissimo episodio, sulla parte invertita, perché lì trovavamo proprio Daemon seduto sul trono con Rhaenyra che entrava, qui al contrario è Daemon che trova una ancora giovane Rhaenyra con la corona sul trono di spade, e ci sono vari parallelismi tra l'altro, perché nell'episodio pilota la scena terminava sempre con un focus diciamo sul collo di Rhaenyra, perché Daemon le regalava un pendaglio. Qui c'è sempre molta attenzione al collo, però in maniera molto più violenta, perché vabbè, finisce male per Rhaenyra, che comunque continua a parlare anche decapitato, quindi tutto sommato sta bene. Continua ad accusare lo zio di aver fatto casini anche dopo essere stata decapitata, il che... Giustamente, a quel punto direi, però il senso è sempre quello, Daemon sta affrontando tutti i suoi sensi di colpa, rappresentati anche dal sangue che vede momentaneamente sulle mani quando si risveglia, anche se solo parte della visione. E però Simon Strong, il buon reggente di Arrenal, a svegliare Daemon, ma ovviamente con cattive notizie, perché porta la notizia di come l'esercito di Criston Cole sia aumentato considerevolmente perché sta attraversando le terre della corona e ha portato dalla sua parte le casate Rosby e Stockworth. Quindi tutti quanti questi nuovi uomini si schierano dalla parte di Aegon II, e Simon a un certo punto accenna al fatto che Cole, per convincere queste casate, ha accennato alla morte del giovane principino Jaehaerys, cosa che va a mettere un attimino il dito nella piaga di Daemon, che pare soffrire parecchio di quanto successo, dell'errore commesso facendo uccidere il bambino. Comunque, conquistate le terre della corona, è ovvio che l'obiettivo successivo di Cole con questo nuovo esercito potrebbe essere Arrenal. E quindi Daemon deve radunare un proprio esercito per potersi difendere, e per farlo deve appellarsi a quei lord delle terre dei fiumi fedeli allo schieramento dei neri. Di conseguenza inizia a portare ad Arrenal qualcuno, in particolare il Lord di Delta delle Acque, perché è il Lord Supremo di questa regione. Solo che c'è un problema: il Lord Grover è anziano e malato, quindi non può presentarsi dinanzi a Daemon, e manda il suo nipotino Oscar, molto piccolo, è alto quanto Daemon seduto, sì. È intimorito da Daemon, anche giustamente, lo capisco. Però non ha l'autorità per decidere nulla, per muovere eserciti, e alla fine Daemon rimane molto deluso da questo incontro, molto deluso dai Tully, e decide di rivolgersi alle altre famiglie. E c'è pure un dubbio se chiamare i Blackwood o i Bracken, neanche si ricorda quali sono i suoi alleati, però alla fine convoca i Blackwood per magari riuscire a racimolare un po' di uomini. Questa cosa è un piccolo riferimento a ciò che accade in realtà in Game of Thrones, nella serie principale, perché allora come ora, diciamo così, entrambi i Lord Tully sono malati, perché se abbiamo Grover Tully qui troppo vecchio e malato, nella serie principale abbiamo Oster Tully, che è uno dei pochissimi personaggi, se non l'unico, a morire di vecchiaia praticamente, no, non è l'unico, però insomma, quasi, uno dei pochissimi personaggi a morire di vecchiaia, che all'inizio della saga principale è per l'appunto malato, costretto a letto e incapace di decidere chissà che cosa. Poi in Fuoco e Sangue, oltre a Grover e ad Oscar, viene citato anche un Elmo Tully, il padre di Oscar, e un Kermit, il fratello sempre di Oscar. Sono tutti i nomi dei Muppet. Sono i Muppet. Quel giorno Martin o aveva finito le idee oppure si sentiva un po' simpatico e ha chiamato i Tully come i Muppet. It's time to play the music, it's time to light the lights. Non possiamo... a casa Muppet, a casa Tully Muppet. Madonna, sì.
Ma non potevano utilizzare i loro nomi perché mamma Disney. Va bene, detto questo, ragazzi, cala la notte e comincia la guardia di Demon, però non dei guardiani della notte, perché Demon appena cala la notte ha di nuovo incubi terribili, sogni disturbanti, e a disturbare nello specifico i sogni di Demon questa volta, in questa notte, è Demon. Vediamo una copia speculare di Demon che però ha una benda sull'occhio come ce l'ha Demond. Quindi è Demond. È Demond. Quindi, la fusione. Sì, sì, è una fusione che in realtà tutti quanti si aspettavano, perché è palese a chiunque che Demon e Demond siano personaggi speculari, due facce della stessa medaglia, con gli stessi comportamenti. Demond, tra l'altro, è cresciuto con l'esempio più che negativo di Demon, che è suo zio, quindi, ragazzi, è ovvio che i due hanno un rapporto che li porterà a incontrarsi e scontrarsi in futuro, che sia prossimo o remoto, chissà. Però, inseguendo questo Matt Smith, un po' inquietante, devo dire, con la benda, Demon arriva da Alice Rivers, che sta lì a preparare un qualche intruglio, probabilmente a base di albero diga, e a quanto pare ad Arrenal non c'è un maestro, perché l'ultimo maestro è scappato, evidentemente anche lui aveva strani sogni, o forse la stessa Alice Rivers se lo sarà mangiato. Fatto sa che è lei che fa da maestra della situazione, anche se è più una strega dei boschi che altro, da come si comporta, da come abbigliata e tutto, e lei parla della maledizione del castello, che attribuisce in particolare al fatto che per erigere questa fortezza enorme sono stati tagliati tantissimi alberi diga in tutta quella zona. Tantissimi alberi diga, al cui interno risiedevano le anime e le coscienze dei primi uomini, figli della foresta, probabilmente di tutte quante le vittime di Arryn il Nero per costruire quel benedettissimo e maledettissimo castello. Spiriti che adesso infestano quei luoghi, e nello specifico il letto di Demon, a quanto pare ricavato proprio dal legno di albero diga, e quindi probabilmente le visioni e i brutti sogni che sta avendo Demon sono a causa di questo letto particolare. Ed è un dettaglio molto interessante, perché proprio nelle vicinanze di Arrenal, tra l'altro, Jamie ha dei sogni semiprofetici, incubi vari ed eventuali, prendendo sonno con la testa appoggiata al ceppo di un albero diga, e quindi effettivamente un collegamento potrebbe esserci. Comunque Alice si dimostra molto sveglia, perché sa più di quello che dice, ha capito immediatamente, semplicemente guardando Demon, che è ai ferri corti con Rhaenyra, e in realtà però lei vuole aiutarlo, dice quantomeno di volerlo aiutare, tant'è che gli dà un intruglio, una pozione per farlo dormire. Sì. Però non mi sembra l'effetto sperato quello, perché poi Demon si risveglia già a riunione con William Blackwood chissà quanto tempo dopo, totalmente stonato, e le visioni non sono passate, perché mentre lì a fare questa riunione diplomatica vide Lena Velaryon, sua moglie, morta al posto della tizia che sta portando il vino. Però, nonostante tutto, nonostante la droga che ha in circolo e tutte quante queste visioni, Demon riesce a stringere un accordo con William Blackwood. I Blackwood in realtà vorrebbero semplicemente, per entrare a far parte dell'Alleanza Nera, a stare lì e avere la giustizia del re calare sui Bracken. La giustizia del re sarebbe il fuoco di drago, banalmente, e solo a quel punto si schiererebbero dalla parte dei neri. Tra l'altro abbiamo come protagonista di questa scena, a parte Demon, William Blackwood, che è il ragazzino che abbiamo visto già nella prima stagione provare a diventare il promesso sposo di Rhaenyra e sventrare un Bracken, che sta facendo le veci del reale lord di casa Blackwood, che è Lord Benjicott, che è un ragazzino e quindi ha bisogno di un reggente, in questo caso il reggente è Willem. Prima di chiudere tutta questa mega parentesi su Arrenal, avrete notato che il castello è pieno di animali. Li nuta Demon in questo episodio, c'è prima una capra nera e poi tre cani, però nell'episodio precedente si sono visti anche dei pipistrelli. E questi animali fanno tutti riferimento in un modo o nell'altro a personaggi o famiglie che poi saranno legate ad Arrenal. Quindi abbiamo il caprone che è Vargo Hoth, il cane riferimento ai Clegane, quindi a Gregor Clegane, la montagna, e infine ci sono le famiglie Lothstone e Wend, che hanno proprio dei pipistrelli nel loro simbolo dinastico. Passiamo da Arrenal al porto dei Velaryon e troviamo Rhaenys, la regina che non fu, che parla con Alyn, che è l'uomo che ha salvato suo marito. Solo che la principessa, quando parla con il marinaio, non sembra proprio tranquillissima, e a un certo punto, con Alyn che vorrebbe morire, perché in quel momento vorrebbe morire,
tira in ballo la possibilità che sua madre potesse essere una donna estremamente bella. Solo che quando incomincio a parlare di questo argomento, arriva Corlys a rompere l'idilio, non ci fa sapere nient'altro, e incominciano a parlare moglie e marito, e Rhaenys è particolarmente arrabbiata perché non gli ha mai detto che il marinaio che l'aveva salvato era proprio Alyn, e quindi ha tenuto nascosto questa piccola informazione. Informazione importante almeno per Rhaenys, perché lei sa chi è Alyn. A questo punto direi che è abbastanza chiaro, però evitiamo di parlarne, di commentare questa cosa fin quando non ci sarà la spiegazione ufficiale chiara anche negli episodi. Però qualcosina c'è sotto, anche perché la stessa Rhaenys dice che il passato di questo marinaio non è colpa sua, non è colpa di Alyn, tutto quello che lo riguarda. Fatto sta che Rhaenys è arrivata da Corlys per un motivo specifico. A Roccia del Drago Rhaenyra non è ancora tornata, e senza di lei il Concilio Nero è sempre più nel caos e si stanno letteralmente mangiando vivi i poveri Jace e Bela. Questo perché il Concilio Nero, i Lord del Concilio Nero quantomeno, sono in subbuglio, continuano a prevaricare l'autorità dei due giovani, che in realtà sono gli eredi al trono tecnicamente, perché essendo promessi sposi gli eredi di Rhaenyra sono gli eredi al trono secondo lo schieramento dei neri, e solo l'arrivo effettivamente di Corlys e con le parole di Rhaenys riesce a tenerli un attimino in pace, per poco, per quanto la situazione è critica, perché con Criston Cole continua a conquistare castelli e continua a agire, mentre Daemon non fa sapere nulla e Rhaenyra è scomparsa, ovviamente li rende particolarmente nervosi. Passiamo ad Approdo del Re, dove vediamo Alicent che ha in mano un drago in pietra appartenuto a suo marito Viserys, che però lascia cadere a terra rompendolo nel momento in cui bussano alla porta, perché lei è parecchio agitata. E quello è lo stesso drago che Re Viserys faceva cadere nella scorsa stagione, che poi Alicent raccoglieva e faceva riparare per lui. Quindi ci sono molti collegamenti alla prima stagione in questi primi episodi. E qui possiamo ipotizzare che questo drago che cade si spezza un'ala è un riferimento a quello che vedremo poi a fine puntata. La regina, per quanto nervosa, per quanto in preda a ricerche a quanto pare storiche, attendeva il Gran Maestro Orwyle, che le aveva preparato un infuso in particolare, il tè della luna, ed è l'intruglio che viene dato alle donne dopo eventuali rapporti per interrompere o banalmente evitare una gravidanza indesiderata. È lo stesso tè che vediamo preparare per Rhaenyra su ordine di Viserys nella scorsa stagione, e in questo caso ovviamente abbiamo Alicent che lo riceve, nonostante la preparazione di quel tè per Rhaenyra era la causa di rottura fra Rhaenyra e Alicent, banalmente. Sempre ipocrisia, portami via. Sì. E Alicent ovviamente dice al maestro che quel tè non è per lei ma è per un'altra persona, anzi lo porterà con discrezione alla ragazza, Alicenta Aitawerina, chi è la ragazza? La scusa può pure essere vagamente credibile, perché nella scorsa stagione sempre Alicent richiedeva il tè della luna per Diana, la ragazza che era stata violentata da Aegon, quindi potrebbe essere un caso, che comunque è un caso brutto, cioè se tu chiedi il tè della luna vuol dire che qualcosa di brutto è successo. Però tendenzialmente la regina potrebbe chiederlo anche per una sua ancella personale, per dire, quindi Però secondo me Orwyle ha mezzo capito. E comunque Alicent ha un'altra domanda per il Gran Maestro, gli chiede se secondo lui effettivamente Re Viserys voleva a un certo punto Aegon sul trono, se è credibile dal suo punto di vista questa cosa, ma il maestro non sa nulla, Re Viserys non parlava di questo con lui, quindi Alicent non ha risposte che continua a cercare appunto in libri, nella storia e così via, perché evidentemente le parole di Rhaenyra l'hanno colpita, lei sta cercando qualche conferma su quella storia che le è stata raccontata. Poi però abbiamo il lato vittorioso, tra molte virgolette, dello schieramento verde, perché Criston Cole, lontano dalla capitale, lontano dalla voglia degli sceneggiatori di creare scene di sesso esplicite fra lui e la regina, abbiamo questo Criston Cole bello vittorioso, che ha ottenuto forse la sua vittoria più grande in questa piccola, giovane campagna militare, ovvero ha sconfitto la famiglia Darklyn e ha conquistato Duskendale, che è una città portuale nelle terre della corona, estremamente importante. I soldati sopravvissuti a questa battaglia vengono invitati dallo stesso Cole a cambiare schieramento, quindi giurare fedeltà ai Verdi, oppure fare la stessa fine del loro Lord Guntor Darklyn, che ha rifiutato di allearsi con i Verdi e per questo viene decapitato da Criston Cole, facendo
questa scelta coraggiosa, onorevole, certo, ma ha perso anche la testa. Lord Gunther, tra l'altro, nella serie è il papà del comandante della guardia della regina di Rhaenyra, anche se nei libri in realtà è suo nipote. Un po' di casino con la timeline, però vabbè. Deve essere molto vecchio, è diventato molto giovane a seconda di, della fonte, però... Piccola nota da cacacazzi su i Darkling di Duskendale, perché in queste scene vediamo i loro scudi e il loro simbolo dinastico, che ha uno specchietto sulla sinistra proprio dedicato a 7 piccoli scudi bianchi disegnati, di cui i Darkling vanno molto orgogliosi, perché rappresentano tutti i 7 membri della Guardia Reale che nel corso della storia i Darkling hanno potuto creare, nominare. In particolare nella primissima Guardia Reale, quella di Aegon il Conquistatore, c'era già il primo Robin Darkling, quindi giustamente loro vanno molto orgogliosi di questo, però a 7 arrivano alla fine della storia, nel presente, potremmo dire in Game of Thrones, sì. Qui dovrebbero essere meno di 7 scudi, e quindi Ryan Condal dissing, hai fatto male i compiti, hai sbagliato il simbolo, zero. Per favore, no, che questo già sta troppo fissato sui dettagli, se noi gli diciamo che ha sbagliato il simbolo, sta altri 4 mesi a infarcire una stanza di così tanti easter egg da farci passare la voglia di vivere. Zero, non sei buona a nulla. Oh, signor. Dopo questa grande vittoria però a casa dei Darkling con lo scudo disegnato in maniera sbagliata, l'idea militare più giusta sarebbe marciare verso Arrenal per confrontarsi direttamente con Daemon, ora che l'esercito di Cole è bello rimpolpato. Ma Criston Cole riceve un messaggio dalla capitale e ordina di proseguire verso la costa, in direzione opposta rispetto ad Arrenal, perché c'è una strategia di mezzo. Rhaegon però è furioso, perché Arrenal è caduta in realtà come grande città, grande castello, in un attimo sotto l'attacco di Daemon, solo Daemon, e se la prende con il nuovo maestro dei sussurri, che non lo ha informato su nulla e che tecnicamente è il lord del castello. Castello che però lo stesso Lord Larys ritiene inutile, perché è una merda, è troppo grande da tenere, non ci sono ricchezze, perché a quanto pare se le sta fregando tutte lui, sta deviando le tasse di Arrenal a casa sua, quindi ci sta a lasciare quel castello a Daemon, anche perché mantenere Arrenal porterà a Daemon alla follia. E questa scelta di parole è interessante, perché magari sono parole a caso che ha detto Larys così per fare il figo, però magari Larys ha anche degli informatori ad Arrenal che lo stanno informando che effettivamente Daemon si sta comportando in maniera strana e sta diventando folle. Tra l'altro non possiamo neanche escludere che lui sia in combutta con Alice Rivers, che ricordiamo potrebbe essere la sua sorellastra, quindi magari lei dà pozioni magiche e droghe varie a Daemon su ordine dei Verdi, chissà. Rhaegon però vuole il sangue, vuole la guerra e vuole conquistare il castello, vuole riconquistare Arrenal, e suo fratello Aemond a dirgli che non è possibile. Cole in realtà è già in marcia verso un altro luogo e incomincia a dare lezioni di strategia al fratello che porta la corona e che palesemente in questo concilio viene costantemente umiliato dal fratello minore. A portata di mano infatti dell'esercito rimpolpato di Cole c'è il Riposo del Corvo, che certamente è un castello molto più piccolo e modesto rispetto ad Arrenal, ma è la sede di un consigliere di Rhaenyra, perché il lord di questo castello fa parte del concilio nero, come abbiamo detto anche in un video approfondimento sui vari concili, ed è sulla costa, cosa che porterebbe un controllo maggiore sulla costa per l'appunto, ma anche a un blocco maggiore sulle azioni di Roccia del Drago, che è un'isola nel bel mezzo del mare. E il piano di Aemond è giusto, giustissimo, solo che lui non dovrebbe prendere queste decisioni autonomamente senza chiedere il permesso al re. Solo che dopo questa lezione di strategia arriva anche la lezione di Alto Valiriano, perché Aemond dice a suo fratello sostanzialmente che lui sa come fare, come gestire queste cose, anzi gli chiede perché hai una strategia migliore. Aegon prova pure a rispondere in valiriano, ma palesemente ha saltato molte lezioni di latino al liceo e risponde molto male, con tutti quanti che abbassano la testa facendo finta di niente. Un momento molto imbarazzante per il re.
Alicent si è persa l'ennesima umiliazione del figlio perché in realtà non sta molto bene, sta subendo i dolori all'addome dovuti all'assunzione del tè della luna, ma arriva Laris che dall'alto della sua gentilezza, della sua bontà, del suo cuore nobile informa la regina che dall'alto della sua scaltrezza politica neanche si è degnata di nascondere l'ampolla del tè della luna. Certo, puoi dire, lì ci poteva anche essere una camomilla normalissima e tutti noi abbiamo fatto questa obiezione in realtà, però no, quella è palesemente quell'anno la forma che deve avere l'ampolla del tè della luna. E Laris a quanto pare sa benissimo della tresca fra Alicent e Criston Cole, tant'è che a un certo punto gli chiede, non è che la regina è preoccupata delle sorti del suo scudo giurato, come per dire, ah, c'hai paura che il compagnuccio tuo sta in guerra, né? Comunque i due continuano a parlare, si parla anche di Re Viserys che sarà pure morto, però è questo spettro che aleggia un po' su tutta la Fortezza Rossa. Alicent da un lato dice che i desideri del re oramai sono morti con lui, morti e sepolti, e dato che ormai gli schieramenti hanno mandato eserciti e draghi in battaglia, non c'è più nulla da fare, la guerra è inevitabile. Però dall'altro lato lei continua a cercare questi libri, a parlare col Gran Maestro, cioè sta cercando delle conferme circa questa profezia di cui è venuta a sapere col dialogo di Rhaenyra, col Rhaenyra. Quindi evidentemente c'è un conflitto dentro di lei, da un lato ormai non si può fare niente, dall'altro vuole sapere la verità. La situazione in quella dello schieramento dei Verdi però continua a peggiorare perché il re banalmente scopre di essere un fantoccio, scopre di non essere adeguato e scopre soprattutto che alla gente che lo circonda non gliene frega assolutamente nulla di quello che dice, pensa o vuole, perché nel bel mezzo di una pallosissima riunione del Concilio Verde Aegon a un certo punto sbotta, dice che si sta annoiando a morte e se ne va, ma appena dopo aver salutato il re il Concilio continua il suo lavoro come se nulla fosse, come se nulla contasse che il re si è arrabbiato con loro. È indifferente, è intangibile come re Aegon. Se c'è o non c'è, la stessa cosa. E il re torna nelle sue stanze dove trova Alicent, ancora intenta cercare altri libri che appartenevano a Viserys, ma che Aegon ha fatto rimuovere da quelle stanze perché a lui di leggere non frega assolutamente nulla. E la cosa ironica è che Alicent sta cercando appunto delle conferme sulla canzone del ghiaccio e del fuoco, che troverebbe sulla daga che Aegon porta sempre con sé, la si vede pure in queste scene, è lì a due passi, ma non, probabilmente non lo scoprirà mai, o forse sì, chissà, magari nelle prossime puntate, però è lì a due passi e non lo sa. Tra l'altro, tralasciando il fatto che Aegon in realtà dice alla madre non li ho bruciati i libri, stai tranquilla, come se si aspettasse che la madre lo rimproverasse anche per aver distrutto dei libri, cosa che Aegon non ha fatto, non gli piace leggere, ma non per questo è diventato un censore, quindi ok. Aegon a questo punto si sfoga un po' con la madre per quanto è successo in realtà nei vari concili, per come i Lord e lo stesso suo fratello lo prevarichino in continuazione, e Alicent di base oggettivamente, non stando a leggere fra le righe la parola coglione scritta grande quanto una casa, gli dà anche un consiglio buono, nel senso che lui è re da pochissimo, ha degli ottimi consiglieri attorno che sono molto competenti, dovrebbe ascoltarli. Solo che glielo dice nella maniera più umiliante possibile, ricordandogli come lui non valga nulla perché altre persone lo hanno messo sul trono e altre persone si sono sacrificate per dargli quel ruolo, e questa lezione che in altre maniere, posta in altre maniere, lo avrebbe anche aiutato, consolato, porta Aegon all'estrema frustrazione perché si sente completamente messo da parte, ma lui ha la corona, è il re, vuole fare qualcosa. Finalmente arriviamo a Criston Cole che arriva al riposo del corvo, quindi si inizia con la battaglia, anzi lui inizia i preparativi, quindi vengono abbattuti degli alberi per creare delle scale, degli arieti che poi saranno totalmente inutili nel momento in cui arriveranno i draghi, però giustamente lo deve fare. E lui ordina ai suoi uomini di fare in fretta perché questa volta attaccheranno di giorno, cosa che stupisce Gwyn Hightower, il quale non sa nulla dei movimenti, dei piani di Cole, totalmente all'oscuro. Perché fino a quel momento loro si sono sempre mossi, hanno agito col favore delle tenebre per evitare di essere visti attaccati dai draghi. Cole non ha dimenticato tutto ciò, lo fa, sì, no, lo so che è pericoloso, attacchiamo di giorno, non, so io, andiamo.
A Roccia del Drago però Rhaenyra torna finalmente ancora vestita da Septa, perché ancora non si è tolto il travestimento, e torna appena in tempo per assistere al Concilio Nero, in cui si discute del fatto che il Castello Desolato, Lord Staunton, è sotto assedio. La regina poi racconta del suo piano fallito di arrivare a parlare con Alicent per negoziare una tregua, e Jace, arrabbiato quanto se non più di noi spettatori che alla vista di quel piano abbiamo bestemmiato tutti i dei antichi e nuovi, incomincia a parlare con la madre, ma quantomeno da questa discussione emerge che Rhaenyra non ha più dubbi sull'agire, sa che questa guerra ormai è inevitabile e per porre fine al conflitto bisogna scendere in campo e vincere la guerra combattendo. E senza un esercito sul campo da poter mandare non ci sono alternative, bisogna mandare lì un drago per salvare Lord Staunton. Ma quale drago? Perché Rhaenyra si propone pure, vorrebbe andare lei di persona, solo che lei e la regina non possono rischiare di perdere il loro leader, i neri. Si propone Jace, ma lui è troppo giovane ed inesperto, ma soprattutto il figlio di Rhaenyra mai manderebbe suo figlio da solo in guerra. Alla fine è Rhaenys l'unica scelta sensata, perché lei è quella con più esperienza come cavalcadraghi, il suo drago è il più grosso di quelli attualmente disponibili tra i neri, non ci sono troppi discorsi da fare, è la scelta più sensata. Praticamente la regina rossa si offre volontaria per questo piano, quasi. In Fuoco e Sangue la situazione è molto molto diversa, perché Rhaenyra non c'è. In questo momento dei libri, del libro meglio, Rhaenyra, un po' per i dolori del parto andato male, un po' per il dolore della morte del suo secondo figlio, in realtà non sta partecipando attivamente alla guerra, non partecipa al concilio e tutto quanto è delegato proprio a Rhaenys e Corlys. Qui, dopo 9 giorni dall'assedio al castello, è proprio Meleys a volare sul campo di battaglia. Nella serie non abbiamo una contezza di quanto tempo sia passato dall'inizio dell'assedio, forse neanche mezza giornata, chissà, chi può dirlo, e c'è questa piccola differenza sulla presenza e sull'attività di Rhaenyra. È un po' diverso anche l'atteggiamento di Rhaegon, che vediamo da solo a casa sua, nelle sue stanze, che si scola una caraffa di vino e a quel punto decide di partire, di mettersi l'armatura e andare in guerra. E va notato qui che la caraffa è, come un po' tutto in casa Targaryen, a forma di drago, e lui la fa cadere rompendola dal tavolo. E la caraffa ha pure colore simile al suo drago, quindi anche qui è un foreshadowing, un presagio di quello che sta per avvenire a Sole di Fuoco. Ryan Condor, hai rotto le basta, va bene. Faccele vedere, ce le dire prima, che già stiamo male. Va bene, però, comunque. Adesso, nella puntata, parte un montaggio incrociato fra Aegon che, vestito con l'armatura, raggiunge il suo drago, Sunfire o Sole di Fuoco, che vediamo per la prima volta da vicino in alta definizione, molto carino tra l'altro il drago, molto dolce la scena dei due patatoni che si abbracciano, tra l'altro è palese che Sunfire è l'unica creatura che voglia bene a Aegon, palesissimo. Il montaggio poi è incrociato con Meleys e Rhaenys, che anche loro si approcciano prima della grande battaglia, e Rhaenyra che invece racconta a suo figlio Jace, in quanto erede al trono, del sogno di Aegon e della profezia del ghiaccio e del fuoco. E Rhaenyra fa tutto ciò davanti ad un teschio di un drago che avevamo già intravisto negli episodi precedenti, però anche qui potrebbe essere un presagio della prossima morte dei draghi che stiamo per vedere nelle scene finali. Fatto sta che ci siamo interrogati sull'identità di questo teschio e, volendo ritornare ai draghi che conosciamo, potrebbe essere Meraxes, il primo drago a morire durante la conquista, o meglio dopo la conquista, però era un drago dei più importanti, appunto del trio che ha conquistato Westeros, ma non ne siamo sicuri al 100%, anche perché ci sono stati dei draghi di cui non conosciamo nome, che non hanno storia. In particolare i Targaryen sono arrivati a Roccia del Drago con Valerion più altri 4 draghi, senza nome, senza storia. I Targaryen sono stati diverse generazioni su Roccia del Drago prima di andare alla conquista e prendere Westeros, quindi potrebbe essere qualche altro drago che non conosciamo, magari sapremo di più prossimamente, però dovessi scommettere direi Meraxes, perché che fai? Non fai una citazione a Aegon il Conquistatore, la conquista anche Rhaenys. Perché magari nella biblioteca di Aegon, Aegon si è messo di fronte il simbolo del suo fallimento più grande, la morte della sorella e del primo drago. Che poi Meraxes era il drago di Rhaenys, sì. Quindi la morte di Meraxes, la morte di Meleys,
Potrebbe vabbè. Essere, potrebbe Diteci, essere. Diteci, Ryan Condal, con tutte le cose che dici negli inside di episode, dacci il nome del teschio. Guarda che non ci risponde, non ci vuole poco, cioè viene il video e ci risponde. Correggi gli scudi dei Darklin e dici il nome del teschio. Vabbè, a parte questi scherzi e queste teorie, l'assedio a inizio, gli uomini di Cole hanno avanzato, stanno assaltando il castello, però poi arriva il primo drago, Meleis, la gente un attimo turbata, tutti tranne Criston Cole, che in realtà stava aspettando proprio questo momento e lancia una freccia segnalatrice, perché in realtà era tutto quanto questo segnale, e nel frattempo, mentre questa freccia viene lanciata, è tutta una tattica incredibile, vediamo nel folto della foresta una collinetta muoversi. Ah no, giusto, è Vagar che sta lì, si sta muovendo, incomincia a muoversi fra gli alberi, perché il segnale in realtà era rivolto a lui, a lei, scusate. È tutta una trappola, è tutto un barbatrucco, questo attacco a riposo del corvo serviva per attirare, si presuppone, un unico drago da uccidere utilizzando Vagar, che vale per 3 a questo punto, solo che c'è un'altra sorpresa a questo punto, che nessuno ha previsto, perché Rhaegon, abbastanza ubriaco anche, arriva sul suo drago, sui cili, sopra il campo di battaglia, Aemond lo vede e si ferma. Dice a Vagar di attendere, manda avanti suo fratello a fare casini da solo, non parte subito come stava già facendo. Perché Aegon ovviamente era fuori dal piano, e anche Criston Cole, a vedere Aegon arrivare, non capisce più nulla per quei 3-4 decimi di secondo, poi decide di dover prendere in mano la situazione e, inscenando un discorso coraggioso e pieno di ardore patriottico, in cui incita i suoi uomini a combattere perché guardate, è arrivato il vostro re a vincere la giornata, vediamo come gli armigeri assistono impotenti al combattimento, a tutto quanto quello che sta per accadere. Peccato che Aegon si conferma essere il perdente, tra virgolette, della sua nidiata, perché va lì a testa bassa contro un drago palesemente più grande ed esperto del suo, e tra l'altro, a differenza di tutti gli altri cavalieri drago che abbiamo conosciuto, Aegon è l'unico che dà ordini al suo drago in lingua comune, tralasciando l'ormai iconico Dracarys, che significa sputa fuoco bestia e facciamoci ammazzare in questo caso, perché sì. Anche lui ha visto Game of Thrones, quindi Dracarys l'ha imparato. Sì. Fatto sta che Aegon si getta con poca convinzione contro Meleis, prova a fare qualcosa col fuoco, ma la Regina Rossa è più rapida, soprattutto, è più scaltra, quindi riesce a scansare il fuoco, a mettersi sotto sulle di fuoco e ad artigliarlo, rendendolo anche abbastanza più bruttino di quello che era inizialmente. C'ha il drago più bello, c'ha 14 fori sul petto ormai, il povero sole di fuoco, tra l'altro perde sangue bollente, sì. Dettaglio molto carino, però è molto ironico come il drago più bello poi diventa poi quello più brutto a causa delle ferite, tutto quello che riporta. Fatto sta che questo scontro tra draghi è molto interessante, perché anche come crearlo è molto curioso, perché non hai delle reference nella vita reale, e Alan Taylor, regista di questo episodio, si è dovuto ispirare agli uccelli rapaci, che effettivamente usano gli artigli, si avvinghiano come vedremo poi nella fine di questo episodio, è solo che qua è tutto in scala Godzilla, sono uccelli rapaci ma uniti al re dei mostri. Godzilla? È il momento di Godzilla? È il momento suo. Ovviamente è il momento di Godzilla, perché in un montaggio di scene che palesemente richiama il bicchiere pieno d'acqua che si muove il personaggio anziano di turno giapponese che dice Gojira, arriva da praticamente nulla, nonostante sia più grande del castello e del campo di battaglia messi insieme, Vagar. Finalmente arriva Vagar, che con tutta la sua mole pare essere giunto in aiuto del fratello Aegon. Persino Aegon pensa che Vagar e Aemond siano arrivati per... Grazie agli dei. Grazie agli dei. A Aemond non gliene frega nulla, assolutamente nulla, dà l'ordine perentorio Dracarys a Vagar, e Vagar investe di fiamme. Tecnicamente dovrebbe investire tanto Meleis quanto Sunfire, ma in realtà l'obiettivo era uno solo, e Sunfire viene preso in pieno con il suo cavaliere e cade, perché le ali prendono fuoco, le ali di sto povero drago già spezzate, rotte, distrutte, prendono fuoco, e il draghetto cade con il re sulla sua groppa. A questo punto Rhaenys avrebbe pure l'opportunità per scappare, ma lei è Rhaenys fucking Targaryen, lei non fugge.
ma soprattutto pensiamo che a questo punto resti anche ripensando agli eventi della scorsa stagione, quando avrebbe potuto dire un Dracarys e terminare tutto, la serie, la storia, uccidere i Verdi ed evitare questa battaglia, questo scontro, tutto quello che sta succedendo. E magari sente l'obbligo di tornare indietro e provare a finire la guerra, perché poi se riuscisse a uccidere anche Vhagar dopo che ha visto Aegon crollare al suolo, difatti non ci sarebbe molto da fare per i Verdi. E quindi i draghi tornano a danzare tra palle di fuoco, artigliate, assalti aerei, con i soldati che lì sotto, impotenti, vengono calpestati, scalciati via, presi in pieno da colpi d'ali e fiammati Fiamme. Improvviso. È un disastro per quelli che stanno lì ad assistere, ma tanto che devono fare? Dove dovrebbero scappare se sopra c'è una collina volante che sta fluttuando sulle loro teste? Insomma, c'è il caos più totale. A un certo punto Criston Cole cade da cavallo e sviene anche, quindi perde i sensi, e in tutto questo caos a un certo punto Rhaenys perde pure di vista Vhagar, che è grande, ripetiamo, più del campo di battaglia, effettivamente. È impossibile sta cosa, vabbè. È l'essere vivente più grande al mondo, quantomeno a Westeros in quel momento. Niente, si nasconde, riesce a fare l'attacco stealth, ha fatto un 20 naturale su nascondersi. Beh, complimenti. A un certo punto dal basso emerge Vhagar che attacca Meleys. E con questo potentissimo morso al collo Meleys viene uccisa. E con lei anche Rhaenys, che non può fare nulla se non aspettare di cadere col suo drago sul castello che era andata lì a difendere, perché è tutto molto simpatico. E niente, Cole si risveglia, si è perso questi momenti epici a quanto pare, perché era svenuto, e tutto intorno a sé vede solo le cause, le conseguenze, anzi, della guerra, quindi fiamme, fuoco, cenere, gente carbonizzata. Però il suo primo pensiero in quanto primo cavaliere è andare dal re, trovare il cadavere o il corpo quasi morto di Aegon e del suo drago, e arriva nel luogo in cui c'è stato l'impatto, solo che trova prima Aemond che si sta avvicinando al drago con una spada in mano, che per l'ultimo momento rifodera. Sì, lui c'aveva la spada in mano. Lui viene chiamato da Criston Cole e a quel punto Aemond rinfodera la spada. E tra l'altro si limita, mentre il primo cavaliere arriva su questo cratere meteorico praticamente, a chinarsi, raccogliere da terra, dal terreno carbonizzato, la daga in acciaio di Valiria di Aegon, del re, e poi va via, lasciando in realtà Criston Cole a vedere ciò che è successo, ovvero lo schianto disastroso di Sole di Fuoco, che incredibilmente è ancora vivo, sta ancora respirando anche se è distrutto, carbonizzato, è rotto, e vediamo anche Aegon, anche lui carbonizzato, è rotto per pochissimi istanti, e non sappiamo se il re sia ancora vivo, e a questo punto si spera anche non lo sia visto come sta ridotto, oppure se è morto. Comunque, questa è una delle battaglie più iconiche di Fuoco e Sangue, l'aspettavamo da un sacco di tempo, era stata anche molto pubblicizzata per questo quarto episodio che aveva già come nome La Danza dei Draghi, prima ancora di avere il nome e il titolo ufficiale. Diciamo che è stato reso in maniera abbastanza fedele rispetto a Fuoco e Sangue, ma con una grossa differenza, perché nel libro Vhagar e Sole di Fuoco arrivano insieme, i due Targaryen sono d'accordo, e tutto il combattimento tra draghi è un combattimento a tre per tutto il tempo. Di conseguenza il finale è molto diverso, perché c'è un momento in cui effettivamente Meleys e Sole di Fuoco restano avvinghiati nel combattimento, e poi Vhagar cala su di loro dall'alto, schiacciando tutto e tutti, e praticamente la fine che fanno i draghi più piccoli è la stessa che abbiamo visto nell'episodio, mentre Vhagar si salva perché è talmente grande che non si fa nulla, al massimo qualche graffietto. E per quanto anche nel libro è ipotizzato ed ipotizzabile che Aemond abbia fatto questa manovra azzardata proprio perché voleva in qualche modo fare male al fratello, è tutto più sottile, tutto più subdolo, non possiamo essere certi, anche perché, come abbiamo visto, Vhagar è un drago gigante che spesso sfugge anche agli ordini precisi del padrone, quindi grazie alla sua mole o a causa della sua mole ha provocato dei danni collaterali che non erano previsti. Invece qui nella serie è molto meno ambigua la scena. Aemond non ha mirato a Meleys, ha mirato direttamente a Sole di Fuoco.
E ha lasciato Aegon da solo per la prima fase della battaglia, sapendo che suo fratello non è proprio una cima. Lui doveva morire lì, Aemond voleva uccidere il fratello lì. E con la spada sguainata probabilmente voleva dare il colpo di grazia, forse anche al drago di Aegon. Quindi, chissà. Poi c'è un'altra cosa che va precisata, presa sempre dal libro, e cioè nella serie Rhaenys sembra un po' anche autodistruttiva nel finale, perché fa marcia indietro a combattere contro Vhagar. Ma in Fuoco e Sangue si dice che comunque nel combattimento uno contro uno Rhaenys poteva sconfiggere Vhagar, perché è vero, questo drago è gigantesco, però Melis è il drago forse più veloce della storia, e la sua rapidità poteva compensare la forza maggiore del drago più grande. Quindi in realtà è solo la superiorità numerica che nei libri garantisce la vittoria certa ai Verdi. Vittoria che poi è comunque una vittoria di Pirro, dato che entrambe le parti qui perdono tantissimo. Quindi, prima di chiudere questa videoanalisi già lunghissima, ce ne rendiamo conto, ma l'episodio meritava, un'ultima piccola curiosità. L'episodio si chiama Il Drago Rosso e il Drago d'Oro, che è il nome di uno dei capitoli di Fuoco e Sangue dedicati per l'appunto alla danza dei draghi e dove avviene questo scontro. Ma si fa anche riferimento banalmente ai draghi presenti sui simboli dinastici dei due schieramenti, perché i Verdi hanno un drago d'oro nel loro stendardo e i Neri hanno il classico drago rosso dei Targaryen. Inoltre, Rhaenys, stranamente, è uno dei pochi personaggi di cui abbiamo anche la data di nascita. Sappiamo che nei libri è nata il settimo giorno del settimo ciclo di luna, tra l'altro 7, simbolo numero sacro, eccetera, eccetera. L'episodio in America è andato in onda il 7 di luglio, ed Rhaenys è morta il suo compleanno. È morta compiendo 55 anni, perché nei libri Rhaenys muore a 55 anni. Ci viene specificato anche quanti anni ha quando muore. Evviva! Che bella festa! Buon 55esimo anno di vita morte, Rhaenys! Grazie mille! Che bella coincidenza incredibile. Con questa nota tristissima, ragazzi, vi ringraziamo per averci seguito fino alla fine di questo lunghissimo video. Speriamo che questi video siano utili e interessanti per capire meglio questa serie, per farvi appassionare ancora di più. A chiunque sia nuovo del canale e ci abbia conosciuti per questi video e per questa stagione la prima volta, oltre al solito benvenuti. Vi ricordiamo, per capire un po' di tutte le altre robe che abbiamo detto, che magari sono un po' più di nicchia, ci sono quanti? 600 video? Da recuperare, dateci sotto. Trovate in home page proprio delle playlist dedicate agli approfondimenti nello specifico, proprio per House of the Dragon, quindi c'è un sacco di roba da recuperare. Io sono Vittorio e lui è Lucio, soprattutto, perché così è giusto anche ricordarlo, perché non vede il video intro. È stato l'episodio che ha attirato più gente, sì, quindi ecco. Se c'è gente nuova, benvenuti e grazie per esservi iscritti. E se volete aiutarci, mettete un mi piace a questo video, un commento è sempre gradito, qualsiasi interazione con i video ci fa piacere, perché aiuta l'algoritmo a spingere questi video. E poi in descrizione trovate il link al nostro Patreon per diventare proprio sostenitori economici di questo progetto, e il link a Pumpling, dove potete comprare delle magliette come questa con tutti i personaggi horror della storia del cinema, e se usate il codice sconto Stannis avete un paio di calzini in omaggio, un 20% di cashback, quindi vi conviene. Poi ovviamente trovate anche lo store delle nostre magliette. Questa maglietta qui è fatta dal nostro amico Maurizio per lo schieramento dei Neri, poi c'è anche quella per lo schieramento dei Verdi, ma che non possiamo indossare perché abbiamo uno schermo verde dietro e verremo fuori comunque nel petto. Che bello! Non mi dispiacerebbe sparire, visto che fa caldissimo oggi, stanno 40 draghi come sui cili di riposo del corvo, quindi sì, in realtà ha senso. Forse ci sono dei draghi oggi che stanno combattendo sui cili di Barletta. Oddio, no, voglio andarmene. Valardo Eris, noi andiamo nel bunker.